si arriva addirittura a una minaccia nei confronti di Tradeco a questo punto. Sì, non siamo soddisfatti di come sta andando il servizio, sono passati troppi mesi, nonostante le numerose innumerevoli sollecitazioni che abbiamo fatto sia in maniera orale che scritta alla società, non vediamo progressi, quindi stiamo valutando di mettere in mora la società se non vedremo un progredire rapido della situazione quanto prima. Preoccupa l'estate? Sì, la problematica è anche quella. Noi dobbiamo pensare che da poco è iniziata la primavera, l'estate è alle porte, quindi non possiamo pensare di arrivare all'estate in questa situazione, quindi dobbiamo fare qualcosa. Si pensava di una differenziata sicuramente con una percentuale superiore, invece questo non è arrivato. Quali sono anche le altre problematiche? Allora, la differenziata va fatta in due modi: A, con l'impresa che fa la raccolta, e B, con i cittadini che collaborano allo svolgimento e al deposito negli opportuni contenitori. Quindi da una parte abbiamo la società che non ha ancora terminato di posizionare i cassonetti, dall'altra abbiamo i cittadini che devono imparare come cultura che si deve fare la differenziata, perché questo porta a un risparmio economico e una tutela dell'ambiente, che è quello che credo dovrebbe interessare tutti quanti. Perché viviamo su un pianeta che si chiama Terra, che se lo manteniamo in salute forse ci fa anche comodo. La Tradeco sostiene alcune inadempienze da parte dei comuni che vedono appunto mancati pagamenti e soprattutto l'assenza di un paio di centri di raccolta. Cosa risponde il comune capofila? È vero, ci sono le inadempienze, ma non sono tali da giustificare lo stato del servizio in questo momento. C'è una tempistica per la messa in mora? Ma adesso stiamo valutando sia dal punto di vista legale che dal punto di vista dell'opportunità. Non c'è una tempistica, però è una cosa che è sul tavolo. Nel caso di messa in mora si procederà in house oppure si andrà a fare un'altra parte? Ma adesso è prematuro pensare a cosa faremo dopo. Intanto cerchiamo di risolvere il problema di adesso, se possibile. Per il dopo ci penseremo.